questo sentimento popolare. Nasce da meccaniche divine, un rapimento mistico e sensuale mi imprigiona a te. Parliamo adesso dell'amore. Allora, il film di ieri riprende, a parte qualche scena così un po' inventata dal regista, come avete visto, che si compiaceva di certe rappresentazioni fantastiche di questi greci, però il testo, quello che avete sentito dire da Socrate, da Alcibiade, da Agatone, eccetera, è proprio il testo del simposio, no? Quindi, qual è il messaggio di questo testo? Innanzitutto l'amore è trattato da vari interlocutori prima che da Socrate, non stiamo a ripetere tutti i discorsi, però sono tutte sfaccettature dell'amore che, diciamo, poi fa proprio anche Platone, tranne quell'ultima idea, cioè che l'amore sia bello. Quello no, quello non è accettato, perché l'amore, in quanto desidera la bellezza, non può egli stesso essere bello, gli manca quella bellezza che desidera, vi ricordate? Quindi questi discorsi sono un po' lo sfondo, no? Per esempio Rissimaco, il medico, diceva che l'amore pervade l'universo, ma anche Diotima ribadisce questa dottrina. Tuttavia la cosa più interessante è ciò che Diotima rivela a Socrate. Notate che qui c'è una rivelazione di una sacerdotessa a Socrate. Innanzitutto è interessante che c'è una figura femminile in un contesto in cui le donne, come avete visto anche nello stesso film, vengono screditate. C'è un gruppo di filosofe femministe di Padova chiamato Gruppo Diotima, per fare un esempio. Non è facile trovare delle figure femminili come, diciamo così, esemplari del modo in cui si può fare filosofia al femminile. Si è, tra queste rarissime figure c'è anche Diotima, che non esiste, no? Cioè un personaggio un po' immaginario, però una sacerdotessa che ha rivelato a Socrate i misteri di amore. Comunque sia, questa Diotima, quindi è un mito un po', no? Più che essere una vera dimostrazione razionale, come presenta l'amore? Se avete ascoltato, la questione interessante è questa. Facciamo un piccolo, diciamo, un passo indietro. Comunemente, quando si dice che uno si è innamorato di un'altra persona, ma questo rapporto rimane un rapporto platonico, cosa si intende? Di solito chi si innamora di un altro platonicamente, di solito non lo dice neanche alla persona di cui si è innamorato, e non ha un rapporto reale con questa persona, né carnale, ma neanche quasi mediante comunicazione, cioè rimane dentro il suo cuore, diciamo così, no? Ora, questo modo di intendere l'amore platonico è in parte corretto, in parte no. Allora, in parte no, diciamo, partiamo da no, perché se avete visto, Platone è tutt'altro che contrario alla sfera carnale, cioè secondo lui l'amore legato al corpo è una parte dell'amore del tutto naturale e legittimo. E non solo, addirittura Diotima a un certo punto dà un consiglio un po' eticamente corrispondente al nostro sentire, cioè quello che noi dovremmo sperimentare questo amore corporeo con tante persone diverse, senza alcun problema. Ma qual è il messaggio di fondo? Questo amore del corpo, che è abbastanza spontaneo ed è naturale a noi in quanto esseri animali, è qualcosa che non è sufficiente per renderci felici e porta alla famosa sazietà. A un certo punto uno si stanca. Quindi la ragione per cui a un certo punto si dovrebbe abbandonare l'amore dei corpi per passare all'amore delle anime non è che quello del corpo è peccaminoso, presenta dei lati oscuri o qualsiasi altra cosa che si potrebbe immaginare, ma semplicemente che è inadeguato, insufficiente a completare un essere umano, che non può soddisfarsi solo dell'amore dei corpi. E si passa quindi all'amore delle anime. Anche qui però le anime, qui il testo non è molto chiaro, ma si può intendere così. Se io privilegio per esempio l'amicizia, l'amore, perché pensate che l'amore dell'anima è un po' forse più assomiglia a una forma di amicizia, no? Se privilegio l'amicizia e l'amore, un rapporto più spirituale, no, che fisico, potrei comunque essere tradito dall'amico che potrebbe a un certo punto non corrispondere ai miei ideali di amicizia. Quindi anche l'anima, pur essendo superiore al corpo, potrebbe non apparire completamente il desiderio di bellezza che ciascuno coltiva. Allora si dovrebbero amare cose un po' astratte che a noi non suscitano grande entusiasmo, ma che per Platone sono importanti, tipo le leggi, lo Stato. Un po' potrebbe essere l'amore di patria, quello dei custodi della città, dare la vita per il proprio popolo. Pensate a un soldato che muore in battaglia per difendere la sua città. Ama sua moglie, ama i suoi figli, ma ama tutti i suoi concittadini, ama la sua città e dà la vita per la sua città. Se uno si commuove, oggi per fare un esempio un po' sciocco, quando viene cantato l'inno nazionale, viene issata la bandiera, quella lì è una forma di amore, secondo Platone, superiore a quella per la propria moglie o il proprio figlio, perché è un amore per un ideale, un'idea, in questo caso l'Italia, per fare un esempio.
E quindi diciamo, o se uno si commuove quando ascolta una sinfonia di Beethoven oppure una musica rock che vi piace, vi appassiona, senza che questo corrisponda al fatto che voi amate una persona piuttosto che l'altra, è la musica stessa che vi dà entusiasmo, cogliete attraverso la musica qualcosa che va oltre la dimensione materiale, no? Quella cosa che vi emoziona, che, di cui non sapreste dire qual è l'oggetto che suscita in voi l'emozione, perché è semplicemente una forma di musica. C'è la sindrome di Stendhal, ci sono alcuni, non è il mio caso, che davanti a un dipinto hanno una crisi, si commuovono di fronte a un'opera d'arte, gli viene una crisi quasi più forte di quando uno è davanti a una persona di cui è innamorato. Queste forme di amore per qualcosa di un po' ideale, astratto, sono più alte, secondo Platone, no? L'amore più alto però è verso il mondo delle idee, l'idea di bene, no? Verso ciò che è al di là di ogni esperienza sensibile. L'amore, tornando ai pitagorici, per esempio per le matematiche. A noi sembra molto strano tutto questo, lo capisco, però secondo Platone più l'amore stende verso l'alto, potremmo dire così, in Freud direbbe Eros viene sublimato, la libido, no? Che è tendenzialmente rivolta alla carne, subisce una trasformazione, viene sublimata, vedete, faccio un movimento dal basso verso l'alto, questa libido tende verso la dimensione spirituale. In un certo senso, secondo alcune teorie, anche freudiane, per esempio la mistica, quando Santa Teresa d'Avila, San Giovanni della Croce, i santi cristiani vanno in estasi, no? Davanti a Dio, una forma di amore che si rivolge non alla dimensione materiale ma a quella spirituale, che sconvolge il corpo. Uno potrebbe anche non mangiare, non dormire per giorni e giorni, no? Come succede anche a chi pratica yoga o fa meditazione buddista. Quindi, diciamo, è un'energia, chiamiamola così, che dal basso, dal corpo, viene trascinata verso l'alto. Anche nelle pratiche induiste c'è questa pratica, l'energia si chiama Kundalini, attraverso i famosi sette chakra si parte da quello che sta nel ventre e si sale verso quello che sta sulla testa. Quindi, per dirvi che c'è questa energia che dovrebbe portarci verso Dio o il divino, capite che questo tipo di pratica legata a Eros è parallela a quella di cui si parlava l'altra volta, legata alla dialettica, alla matematica, perché sono tutte quante modalità, modi, attraverso cui noi separiamo l'anima dal corpo e la rivolgiamo a oggetti in qualche modo superiori a quelli carnali, e questo sarebbe l'obiettivo. Caratterizzati però in questo caso dalla bellezza, cioè la dottrina platonica vede nella bellezza, diciamo così, l'oggetto tipico dell'amore. Però non c'è solo la bellezza che si guarda con gli occhi, c'è anche una bellezza che si guarda con la mente. Pensate quando dico, hai fatto proprio una bella azione. Non è che è bella esteticamente, nel senso che corrisponde ad una proporzione geometrica, è bella perché è bello quello che hai fatto. Vedete che anche l'aggettivo bello può essere usato in rapporto a qualcosa di non sensibile, giusto? È molto bello quello che dici o che fai, non è bello dal punto di vista di una sua visibilità materiale, è bello in senso spirituale, giusto? Ecco, quindi questa bellezza invisibile che però può essere, di cui la bellezza visibile, questo è interessante, lo vedrete studiando l'arte del Rinascimento, la bellezza visibile viene vista come una specie di segno, icona, si potrebbe dire usando il linguaggio della Chiesa ortodossa, no? Un'icona della bellezza invisibile. Quindi la bellezza visibile viene valorizzata non in se stessa ma come una sorta di, diciamo, simbolo del bene o della bellezza invisibile. Tutta questa è la dimensione dell'amore platonico che entra anche nella dottrina della Chiesa, nella visione del Rinascimento, in certi autori di letteratura come Ariosto, in cui anche nei certi dipinti, quelli del Botticelli, mi vengono in mente, lo stesso Michelangelo deriva questa prospettiva, per fare un esempio, no? L'idea che la bellezza visibile dell'opera d'arte è veicolo per attingere una dimensione spirituale. Non è così scontato, no? Perché l'arte potrebbe avere una funzione molto più pratica presso certe culture. Chi ha questa idea dell'arte ha una matrice di tipo platonico. Tutto il Rinascimento è pervaso da questa visione qua. Come vedremo il prossimo anno, Lorenzo il Magnifico, che abbiamo già sfiorato, no? In storia, fonderà ad Firenze un'accademia platonica che sarà frequentata da chi? Dai grandi artisti del Rinascimento, e non è un caso, no? Questa accademia platonica è stata arricchita dal contributo dei dotti fuggiti da Costantinopoli durante la caduta di Costantinopoli nelle mani dei turchi. Questi dotti erano tutti quanti nutriti di cultura platonica e aristotelica. Viva, perché parlavano in greco ancora, no? Quindi vedete come il Rinascimento italiano ha un rapporto quasi diretto con questi ultimi argomenti di cui stiamo parlando. Questo è l'amore platonico. Ecco, quindi, tornando all'amore platonico in senso comune, diciamo che se voi vi innamorate di una persona e non glielo dite e coltivate questo amore dentro di voi, questa timidezza, diciamo, non è necessaria dal punto di vista platonico. Non
c'è bisogno di non dire niente a nessuno, però l'idea che qualunque cosa, diciamo così, voi immaginate di fare con l'altra persona sul piano fisico non sarebbe comunque adeguata a quello che voi provate, questo sì è di origine platonica, cioè l'idea che anche la gratificazione, diciamo, sessuale non sarebbe assolutamente l'obiettivo che, diciamo, a cui voi aspirate, sarebbe solo casomai un grado intermedio, se proprio vogliamo, ma non sarebbe l'obiettivo finale, questa immaginazione qua è platonica. Comunemente si pensa al contrario, no? Che sono tutte delle strategie perché poi alla fine si vuole arrivare lì. Invece no, dal punto di vista platonico la sfera sessuale è solo una sfera di transizione. Nel mondo greco, come sapete, a volte veniva praticata tra persone dello stesso sesso, addirittura in forme che oggi giudicheremmo assolutamente sconvenienti, come quella della pedofilia, perché avete visto che i maestri se la intendevano con i loro discepoli, no? Che non erano tanto anziani. Però questa sfera, che comunque Socrate non praticava, ma faceva finta di praticare per attrarre a sé i discepoli, avete visto, ingannava Alcibiade facendo finta di essere innamorato di lui, ma poi non si concedeva lui fisicamente, faceva in modo che Alcibiade si innamorasse non del corpo di Socrate, ma dell'animo di Socrate, cioè della filosofia. Quindi faceva una specie di giocava su questa dimensione dell'eros tipica dei greci, a sfondo omosessuale, ma giocava su questa dimensione per attrarre questi giovani alla filosofia, non al suo corpo. Comunque sia, queste pratiche qua, questo amore platonico quindi ha per obiettivo qualcosa che volta la dimensione materiale, perciò chi si innamora platonicamente ha un suo motivo anche oggi. Ultima cosa che vi cito anche il mio sito qua, tante volte quando uno si innamora poi crea un rapporto autentico, cioè reale con la persona di cui si è innamorato, per cui si forma una coppia, spesso e volentieri quando uno frequenta una persona di cui si è innamorato, col tempo l'innamoramento iniziale un pochino si stempera, può nascere un sentimento più profondo, perché ci si immaginava che l'altra persona fosse meravigliosa, un'eroina, un eroe fantastico, poi nella quotidianità si scopre che ha dei difetti, come ce l'abbiamo tutti, però si vuole bene a questa persona, per cui si passa dall'innamoramento un po' idealizzato all'amore concreto, che può durare anche tutta la vita, non sto dicendo di no, però c'è una sorta di trasformazione interna del sentimento, mi seguite? Cosa potrebbe dire Platone? Va benissimo, il sentimento si è trasformato, tu hai sposato questa persona, ci fai dei figli e ci vivi tutta la vita. Però ti ricordi quando eri innamorato, quella illuminazione che avevi avuto all'inizio, che quella persona di cui ti sei innamorato non è stata all'altezza di mantenere per più di qualche mese, diciamo, no? Perché poi si è rivelata piena di difetti? Non dimenticarti quello slancio iniziale, perché forse non era riferito a quella persona che va amata per i suoi difetti, va benissimo così, ma quello slancio iniziale per un ideale che quella persona non riusciva a incarnare effettivamente era rivolto a qualcosa di ideale, che però non è quella persona, è ciò di cui quella persona era icona o simbolo, la sfera divina, eccetera eccetera, capite? Quindi l'innamoramento, quando anche non corrisponde poi alla realtà, non va preso come un'illusione pure semplice, perché ci fa venire quello che Platone chiama espressamente nel Fedro un brivido lungo la schiena, che è legato al nostro rapporto con le idee, un po' una versione diversa della maieutica di cui avete studiato nella prova dell'immortalità. Come lo schiavo di Menone coglie qualcosa di eterno che lui non può avere sperimentato con i sensi, perché il punto o la linea infinita non possiamo percepirla con i sensi, ma lo conosciamo. Così nell'innamoramento noi tocchiamo una sfera che non appartiene alla dimensione carnale e quindi un ulteriore indizio, se non vogliamo chiamarla prova, del fatto che una parte di noi, diciamo, ha nostalgia, diciamo così, di una dimensione che va oltre quella materiale, da cui verosimilmente, secondo Platone, siamo venuti e a cui potremmo tornare se pratichiamo la filosofia. È chiaro il messaggio? Emanciparmi dall'incubo delle passioni, cercare l'uno al di sopra del bene e del